Yolanda Zit. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa vostra giornata? Spero bene. Manca davvero pochissimo a Pasqua e oggi cosa andiamo a fare? Andiamo ad aprire due nuovi pasqualoni che ho comprato fake, sempre quelli tra virgolette. E questi qua me lo state chiedendo in tantissimi, ragazzi. Li ho trovati su Amazon, ma li ho comprati più di un mese fa. Ho comprato anche questi due di Miraculous e dello Kitty. Ora vediamo se ci escono delle sorprese inerenti all'interno. Io ho seguito tantissimo Miraculous. Chi di voi lo vede ancora? Chi di voi lo ha seguito? A chi piace Hello Kitty? Fatemelo sapere giù nei commenti. Ma prima di iniziare questo video facciamo un gioco. Secondo voi quale vado ad aprire per primo? Vado ad aprire l'uovo di Miraculous oppure l'uovo di Hello Kitty, Hello Kitty? Fatemelo sapere giù nei commenti tra 3, 2, 1. Scrivete, bloccate il video ma non imbrogliate, mi raccomando ragazzi. Perché io vi vedo se mandate avanti il video. Siete pronti? Io vado ad aprire prima quello di... Oh, Miraculous! Vedo già una cosa qui che invece di stare all'interno sta esternamente ed è una sacca, ragazzi, è una sacca di Miraculous. Ora, ecco qua. Allora, andiamo ad aprire e guardate qua, invece, esatto, non c'è l'adesivo ma c'è una sacca. Ragazzi, mi hanno messo una sacca di Miraculous. Io lo adoro, ma poi è originale. Vediamo la prima sorpresa. Che cosa ci esce? Allora, questi cosa sono? Non lo so. Gomme da cancellare di Miraculous. Che belle, ma poi sono cose, tra virgolette, originali. Come... oh, è pesantissimo. Oddio, quante cose. Ho sbirciato, raga. È pesantissimo. Sono molto carine perché ogni gomma ha una faccia diversa ed è bellissima, di Ladybug. Vediamo il prossimo. Che cos'è? Oddio, che cos'è? Oh mamma mia. No, vabbè, no. Ho preso mille cose insieme. Oh, oh, aspettate. Allora, questo si mette in macchina. Vabbè, adoro. Oddio, ma io questo lo metto al mio cane. È fantastico, ma ci va Yuki? No, non ci va perché qua dovrebbe entrare la testolina. Questo si mette nella macchina, dietro la macchina, ve lo giuro, lo appendo in macchina, mi dovete credere. Oggi mi sento capricciosa, sono proprio io ragazzi, questo sono proprio io. Questi che sono degli evidenziatori? Evidenziatori pastello! Ok, come sapete di solito dentro a questi pasqualoni che abbiamo comprato già in precedenza escono tipo 3 o 4 cose di Miraculous inerenti al pasqualone e altre 3 o 4 cose non inerenti. Queste due cose sono non inerenti, mi sono uscite questi evidenziatori a forma di gelatino. Oh, allora, cosa abbiamo qua? Ma è bellissimo, vabbè, ma questo lo regalerò a qualcuno ovviamente. Allora, abbiamo il portafogli più l'orologio di Miraculous. Oh, aspettate. Ma io sono senza parole. Raga, è bellissimo. Allora, è un set scuola di Miraculous. È bellissimo, aspettate, andiamolo ad aprire. Allora, cosa abbiamo trovato dentro questo set scuola di Miraculous? Abbiamo trovato le matite di Ladybug, ovviamente. Tutto ispirato a Ladybug, nient'altro che lei. Poi abbiamo la gomma da cancellare, il temperino, un block note, abbiamo un righello, abbiamo un portapenne, adoro tantissimo, poi un quaderno, questo qua con la spirale, ah è un quaderno normale, così, bellino, e questo? Che cos'è? Sono delle cartelline, tutta la roba della scuola, lo zaino, ma è bellissimo. Ragazzi, abbiamo ancora un'altra cosa di Miraculous, ed è come quello di Frozen, una collana! Una collana di Ladybug, proprio come quello di Frozen. E abbiamo altri due regali. Cosa abbiamo qua? Oh, articolo pasquale, che carino! Allora, è una caramella fatta di polistirolo.
Queste di solito si usano per chi fa i, come si chiamano, gli alberi pasquali. Voi lo fate l'albero di Pasqua? Sì, perché io so che si fa l'albero di Pasqua. E qui dentro c'è un coniglietto con delle sorpresine. Oh, ma che carini! Allora, cosa abbiamo? Abbiamo delle ovette di Pasqua e questo che è un lip gloss. Credo sia un lip gloss, ragazzi. Ma che carini, grazie, oddio, che bellino. È stato veramente super super carino. Bene, metto a posto ed apriamo anche l'altro. Che, oh mamma mia, ma è stracolmo di roba. Allora, aspettate. Cosa abbiamo qua? Allora, io ho tolto proprio la copertura perché, cioè, non saprei come fare. Perché è straborda di roba. Allora, in questo pasqualone ho una sensazione un po' diversa rispetto a quello di Miraculous. Perché le cose di Hello Kitty originali costano. Quindi ho i dubbi che dentro questo pasqualone ci siano comunque delle cose fake. Ed ho veramente tanti, tanti, ma proprio fakeissimi. Allora, prima di tutto abbiamo, sempre come prima, coniglietto e cosino. Di là c'era anche un lip gloss, mentre qua ci sono solo caramelle. E un'altra caramellina. Poi cosa abbiamo? Ma che bellini! Allora, abbiamo delle decorazioni. Ora, vediamo questa. Oddio! È una borsa di Hello Kitty! Oh, mamma mia, ragazzi! Allora, attenzione! Attenzione! Allora, abbiamo una borsa di Hello Kitty. Mamma mia, raga, io questa forse me la sarei messa quando avevo 10 anni, ma della mia epoca. Non so nemmeno a chi regalarla, sinceramente, perché, cioè, non so, non si porta più una borsa così, sinceramente. Ma attenzione, abbiamo dei calzini molto apprezzati, devo dire, perché io adoro, di Hello Kitty. Vediamo un po', mica sono per bambini, no, ma tanto pure per bambini mi vanno stesse. Sono bellissimi! Vabbè, questo è per bambini, ok. Abbiamo il cappellino che è un po' malandato, vi devo dire. Un po' scucito. Qui, sì, è un po' andatuccio, vi devo dire. Ma queste secondo me sono cose di magazzino, probabilmente. Pieni di polvere, ve lo giuro. Di Hello Kitty. Devo dire che è carinissimo, perché abbinamento rosa, nero e tutto glitterato, pure argento, mi piace veramente tanto. Però è un po' rovinatuccio, è un po' malandato. Abbiamo un cuscino di Hello Kitty, che però anche questo è un po' rovinatuccio, vi devo dire, un po' rovinatuccio, un po' tantino. Guardate qua il bordino, però è soffice ed è tipo di raso il materiale. Cos'è? C'è una decorazione per l'albero di Hello Kitty. L'albero di Natale. Ok, fino a Natale ci dovrò passare di tempo. Carino, me la conserverò perché comunque a me piace Hello Kitty. Anche se è un po' ingiallita, vi devo dire la verità. Molto rovinata. Mamma mia, ma dove ce l'avevano queste cose? Oh, questo mi piace. È un block note di Hello Kitty. Questo è davvero super super cute. Super super carino. E c'era questo che l'ho avvistato prima, raga, che è Sanrio originale, però vi devo dire che non so se è rovinato o qualcosa. Dovrebbe essere un porta cellulare di regola quando si va a mare. Però quando si va al mare, però guardate qui, è come se fosse stato tipo scritto sopra, non so se questo coso costava 20 euro. Cosa? 20 euro? Però devo dire che è carino, perché qua dentro ci si mettono gli spicciolini. Qua dentro si mette il cellulare e via, si va a comandare, raga, è carinissimo però sta borsettina. Quaderno di Hello Kitty, molto ma è carinissimo! Quaderno di Hello Kitty, molto carino, ma è un quaderno molto particolare, perché è come se fosse un diario. Questo che cos'è? Tovagliette, sono delle tovagliette per bambini che, ragazzi, sono tutte rotte. Adesso cadono praticamente a pezzi, ma sono lerce, ragazzi. Guarda qua. Sono... Mamma! Che puzza di lercio! Allora, queste sono tutte le sorprese. Devo dire che ho apprezzato di più quello di Miraculous. Voi quale avete apprezzato di più? Ditemelo nei commenti. Io ho apprezzato di più quello di Miraculous perché le sorprese erano veramente super super ricche e super originali. Cioè, questo è poco ma sicuro, ragazzi. Questo qua carino ma un po'
Grazie mille a tutti per aver visto questo video. Io spero che vi sia piaciuto, intrattenuto e strappato un sorriso come sempre. Vi voglio bene, un bacione e un abbraccio a tutti voi. E noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Bye!